la pattuglia dei pianeti Levante, della stazione pianeti Levante, transitando sulle vie Emilia Parmensa a Piacenza, ha incrociato un utilitario Fiat Punto con evidenti ammaccature recenti sul davanti, e perdeva olio e altri liquidi dal motore. L'hanno inseguita, l'hanno fermata con qualche difficoltà perché il soggetto aumentava l'andatura. Hanno chiesto contezza di come mai la macchina era in quel stato e il conducente ha risposto in maniera evasiva dicendo che l'aveva rotta sulla corsana senza specificarne i motivi. Poi era in evidente stato di ebbrezza alcolica. Dopo qualche secondo è giunto un'altra persona dicendo che il conducente di questa utilitaria aveva appena investito un uomo e una donna a bordo di un ciclomotore nei pressi di Ponte Nure. Quindi sono stati allertati i soccorsi, sono stati trasportati i due feriti in ospedale. Purtroppo l'uomo che guidava il ciclomotore è anche deceduto, mentre la moglie è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave, ed è ancora ricoverata. Il conducente era completamente ubriaco? Sì, aveva un tasso alcolemico di 2,4 e 2,7. Durante nella fase di accertamenti, questo soggetto ha posto anche resistenza e minaccia ai militari operanti, quindi è stato, alla fine di tutto l'accertamento, è stato arrestato per omicidio colposo, omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza alcolica, minaccia e resistenza pubblico ufficiale.